Ciao bambini, è vero, è qualche giorno che non vi inviavo un nuovo video, ma avevo bisogno di un po' di tempo per creare un angolino tutto per noi. È vero, ho un po' scopiazzato dalla maestra Sonia, ma lei è così brava. E poi il nostro sarà un po' diverso. Intanto ho appeso qui il lavoretto degli indiani cucù con le paroline capricciose. Spero le abbiate imparate a memoria. E invece, da questa parte ho appeso l'arcobaleno con su scritto "Andrà tutto bene". Ho visto che anche qualcuno di voi l'ha fatto. Chi non l'avesse ancora fatto ha del tempo e può pubblicarlo sulla pagina Facebook del Filippin. Quindi io li aspetto. Poi, quando torneremo a scuola, li appenderemo tutti quanti. Bene, ma oggi sono qui per leggervi una storia. Ah sì, una storia nuova. Eccola qua. È la storia di un pesciolino, guardate, si intitola Nel fiume, ma sapete perché ho scelto questa storia? Immagino l'abbiate già capito, è un libro con il buco, e voi sapete che io adoro i libri con i buchi, poi questo, dove il pesciolino si muove, è fantastico. Bene, cominciamo. Intanto questo libro ha tante pagine un po' azzurrine, ma probabilmente perché parla di un pesciolino. Vi vedo anche da questo buchetto, bello. Bene. Vediamo un po' cosa ci dice. Tra le cime innevate e gli abeti della foresta soffia un vento e la natura si ridesta. Nell'acqua di ghiaccio guizza un pesciolino, pronto a intraprendere un lungo cammino. Ma chissà dove andrà questo pesciolino. Oh, fa un po' freddo qui. Forse avere un posto più caldo? Vedremo. Il fiume scintilla sotto il cielo luminoso, dove un bianco stormo si allontana silenzioso. Ai piedi delle alture, nell'acqua avvolgente, il piccolo pesce asseconda la corrente. Ma si lascia trasportare dalla corrente. Non deve neanche faticare a nuotare. Ma dove andrà? Io non l'ho mica capito. Voi sì? Io no. Attraverso la pineta, nella scura nottata, l'acqua riflette una luce screziata. Un giovane cervo fiuta l'aria quieta, mentre il pesce si affretta verso la sua meta. Sempre più veloce scorre l'ampio torrente. Scroscia e zampilla, poi frena lentamente. Sulla riva si affaccendano dei castori operosi e il pesce si nasconde ai loro sguardi curiosi. Forse ha un po' paura questo pesciolino di questi castori operosi che lavorano tanto. Ne ho fatto anche una diga qua, o la stanno per fare, ma la luna brilla e il mondo si addormenta, ma il piccolo viandante è deciso e non rallenta. Tra i rami del bosco un gufo fischia piano, mentre il pesciolino va sempre più lontano. Mi sa che manca poco, è quasi arrivato. Due cuccioli d'orso vicino a una cascata salutano l'inizio di una nuova giornata. Tra sole e pioggia, neve e vento, il viaggio del pesce è al suo compimento. Vuol dire che è quasi arrivato, come avevo detto io. Mamma mia! Le ore si susseguono, limpida è l'aria. Sta per accadere una cosa straordinaria. Mamma, forse ho un po' capito. Perché qui si intravede qualcosa. Avete già capito cos'è? Il fiume ha incontrato il mare profondo e il pesciolino ha trovato il suo posto nel mondo. È arrivato da tutti gli altri pesciolini come lui, da tutti i suoi amici che avevano forse già intrapreso prima il viaggio. Ma lui continua a nuotare felice. Beh, questa storia è proprio carina, ma è finita. Sì, ma guardate il mare più profondo. Bene, io ho raccontato
questa storia nuova. Poi quando torniamo a scuola, la leggiamo di nuovo e vi faccio vedere da vicino tutte le immagini. Ora vi saluto, un bacione e a presto. Ciao!